Buonasera a tutti, eccoci con un'altra puntata in videoconferenza di Corriere Turismo. Ci trasferiamo questa sera in Trentino, precisamente a Canazei, dove troviamo la signora De Biasio Noemi nell'hotel dell'albergo Irma di Canazei. Benvenuta Noemi, come stai? Ciao Roberto, ciao, tutto bene, Tutto grazie. bene. Sì. Allora, com'è la situazione attualmente lì a Canazei? So che eravate in piena stagione, una bellissima stagione, neve, tanta, tanta gente, avete dovuto chiudere tutto e far sloggiare velocemente tutti i vostri clienti nel bel mezzo della stagione che poteva durare ancora un mesetto, ecco. Qual è il vostro stato d'animo e qual era l'ora, ecco? Beh, allora ci siamo trovati un po' in difficoltà all'inizio perché non abbiamo capito subito la gravità della cosa come non l'avevano capita gli altri. Quando poi ha iniziato a dirci dovete chiudere tutto, chiudiamo gli impianti, chiudiamo tutto, ci siamo resi conto che la cosa non era da sottovalutare e così è stato fatto. Nel giro di un paio di giorni è stato chiuso tutto. Tutti gli alberghi, tutti gli impianti, tutto, e i clienti che avevamo lì abbiamo detto che appunto avevamo questi ordini di chiudere e abbiamo fatto rientrare tutti, e così anche i dipendenti, quelli che sono riusciti, sono andati a casa subito perché avevano il mezzo proprio, gli altri sono rimasti lì fino a nuovi ordini. Ah, praticamente hanno alloggiato poi da voi, sono fermati da voi i Sì. dipendenti. Perché comunque non hanno trovato nessun pullman di linea, nessun aereo, niente che li facesse rientrare. Per fortuna qui hanno collaborato con alcuni alberghi, sono riusciti a trovare loro un volo e sono riusciti ad entrare però a fine mese, il che per loro è stata dura anche stare qui senza sapere cosa dovevano fare, cosa succedeva, e d'altronde è stata proprio una corsa contro il tempo quei giorni lì, eh. È Certo, stata e dura. avete utilizzato degli strumenti messi a disposizione dal governo, intendo finanziari, cassa integrazione, licenziamenti preventivi No, oppure. beh, lì nessuna cassa integrazione perché comunque i dipendenti avevano la scadenza del contratto a lì a poco. Abbiamo parlato loro, abbiamo spiegato quello che stava succedendo. Siccome sono dipendenti che sono delle persone di famiglia, hanno capito la situazione e hanno preferito tornare a casa senza problemi, tanto comunque. Il nostro stato li aiuta comunque quando poi stanno a casa, perciò per loro è stato meglio così poter rientrare a casa. Diciamo che sul fattore cassa integrazione così non c'è stato nessun problema, per fortuna va bene. Benissimo. È stato varato proprio nella giornata di ieri il nuovo decreto, quello di aprile. Siamo a metà maggio, ma fortunatamente il tanto agognato decreto è stato varato. Allora, Arrivato. non so se hai avuto modo di leggere già tutte le parti inerenti al turismo e il protocollo INAIL, che è la cosa che a voi maggiormente interessa per quanto riguarda l'ambito della vostra struttura. Parliamo di distanziamento, di disinfestazione, di protocollo per poter ricevere i clienti. Che sistemi pensate di adottare e se sono compatibili quelli del protocollo INAIL con le vostre esigenze e necessità? Beh, lì sicuramente bisognerà rivedere tutto il rifornimento di detersivi e tutto ciò che usano soprattutto le ragazze delle pulizie, perché ovviamente sono stati dati ordini precisi di usare un certo tipo di prodotto che sicuramente arriverà anche ai nostri fornitori abituali e quant'altro. Dopodiché vedo qui si stanno organizzando bene per quanto riguarda cercare di aiutare un po' tutti gli albergatori per avere tutti lo stesso servizio, comprando, che ne so, delle colonnine esplicative dove ci sono i guanti, il disinfettante, che ne so, magari anche prendere delle grandi quantità di dispositivi di protezione individuale per riuscire a far sì che tutti ne abbiano. Perciò diciamo che su quelle cose lì
stanno lavorando bene qui e ogni giorno arrivano delle proposte e ci dicono dove è possibile acquistarle, dove è possibile rifornirsi senza problemi, e il che ti dico che è rincuorante, perché comunque adesso vai al supermercato, alcol, guanti e cose così sono introvabili, introvabili ad uso individuale, perciò non oso immaginare quando devo darlo a 10 persone, capisci? Perciò Certo, ti certo. dico, e in albergo vedremo, perché il distanziamento ci porta inevitabilmente a poter ospitare meno gente, ma perché Meno gente, comunque tra la... l'altro voi avete anche un problema legato al vostro ristorante, perché è una taverna dove praticamente È avete un grandissimo piccolo. buffet e avete i tavoli e tutti, una grande tavolata dove tutti praticamente cenavano Sì. vicini, ecco, era una Sì. cosa anche carina, molto intima, Sì, quello sì. no, nel senso tutti insieme, non Sì, di però gruppo, non si ecco. può fare, non si Non può si può fare fare. perché oggi praticamente le distanze pare che siano di 4 metri quadrati per ogni tavolo, per cui è Mamma una mia. cosa che a voi creerà sicuramente dei problemi. Avete pensato delle soluzioni alternative per quanto riguarda la logistica dei tavoli, magari non so, nell'ambito bar, nell'ambito Ah, sì. dell'entrata, ecco, Sì, visto che avete abbiamo un pensato, ampio perché soggiorno, magari potete siccome sistemare anche in quella zona, forse. infatti adesso ci stiamo un po' lavorando con mio marito, abbiamo pensato un attimino di rivedere tutto, perché logicamente, ovviamente, noi cerchiamo di lavorare bene, di lavorare bene, di dare il giusto servizio, perché comunque è così che le regole devono essere rispettate, quello è stato deciso e quello deve essere fatto. Dunque adesso dobbiamo valutare un attimino anche il discorso del buffet. Lì bisognerà valutare se è il Non si può caso, più fare, mi pare, dal no? nuovo regolamento. Credo che dobbiate portare i piatti direttamente a tavola Sì, senza passare oppure da un. invece che fare una cosa self-service, magari farlo di persona con il dovuto plexiglass, magari di protezione, servo io l'insalata invece che farla prendere al cliente, capisci? Ci stiamo lavorando un po', perché comunque bisogna cercare di collaborare tutti assieme, sia Certo che noi col che il plexiglass cliente. l'atmosfera romantica va a farsi benedire, diciamo. Non c'è più. Non è proprio il massimo, diciamo, per Però l'estetica. d'altronde, detta così, a mali estremi, estremi rimedi, c'è poco da fare. Non, diciamo che cerchi di trovare qualsiasi soluzione pur di non far sentire la gente a disagio, perché cambiando radicalmente certi usi che avevi prima in albergo, che il cliente abituale è abituato a trovare, capito? Per loro è diverso, sarà diverso soprattutto quest'estate, come lo sarà per noi. Però dobbiamo cercare di far sì che la gente riesca comunque a sentirsi a casa nonostante tutto, perché Certo. secondo me è così che si fa. Poi, come dico, bisogna collaborare, io e il cliente dobbiamo collaborare, perché comunque purtroppo è una cosa inevitabile, bisogna stare alle regole e va bene così. Perciò. Ecco, il vostro è un albergo ideale proprio per gli italiani, vengono tanti italiani soprattutto nel periodo estivo, per cui non avete tanto il problema degli stranieri, anche se ci No. saranno i confini chiusi o contingentati. Pensavo, dato che come strumento per poter venire in vacanza il governo avrà appunto questo voucher da 500 euro a famiglia. Per voi può essere uno strumento utile oppure ritiene che sia uno strumento inefficace? Ma potrebbe sicuramente essere utile, ma comunque la trovo una magra consolazione, perché se comunque una persona non ha, diciamo, la disponibilità economica di venire in vacanza, c'è poco da Sono fare, tante perché persone in difficoltà, effettivamente sì. comunque il problema adesso, te lo dico per esperienza nei giorni scorsi, che le disdette che a me sono arrivate non sono state fatte perché hanno paura di venire, ma perché c'è stata gente che mi ha detto: io lavoro tutto l'anno per permettermi la settimana ad agosto, periodo di alta stagione. Io quest'anno non ho lavorato per più di 3 mesi, io non posso venire. Certo. E li capisco, perché dopo tutto la maggior parte sono messi così,
È sensato come ragionamento. Per cui a questo punto, Noemi, io volevo chiederti, vuoi fare un appello in vista della riapertura? Pare che il 3 di giugno ci sia la riapertura delle frontiere tra le regioni, no? Si possa comunque muoversi e comunque raggiungere le varie località da una regione all'altra. Voi avete già identificato una data di apertura? Sì, noi pensavamo comunque di riniziare per la fine di giugno, in modo tale da poter così essere sicuri che tutti i nostri collaboratori possano venire e comunque la nostra struttura sia poi a posto per accogliere tutti quanti, perciò ce la prendiamo un po' con calma perché vogliamo fare le cose fatte bene e perciò per la fine di giugno siamo operativi. Benissimo. Allora, vogliamo lanciare un messaggio di speranza positivo ai vostri clienti, magari proprio direttamente dalla tua voce, così poi dai il tuo numero di telefono dell'hotel e l'indirizzo mail e l'indirizzo internet per potervi contattare e eventualmente fare una richiesta di prenotazione. Ecco, cosa ti senti di dire ai tuoi clienti che ti guardano? Niente, che noi comunque qui siamo tutti molto positivi a riniziare la stagione con le dovute misure precauzionali, però lo spazio c'è, offriamo un sacco di spazio all'aperto, cosa che comunque non è da poco, visto che ormai bisogna mantenere questo distanziamento. Qui il posto c'è per tutti e speriamo veramente che sia una bella stagione. E che comunque vada sempre tutto bene, perché andrà tutto bene, secondo me. Benissimo. Allora, vuoi dare gli indirizzi tuoi di Sì, contatto? noi abbiamo l'albergo Irma, che si trova appunto a Canazei, il numero di telefono è 0462 60 14 28 e eventualmente per delle informazioni su preventivi o quant'altro, basta scrivere all'indirizzo posta mail info@albergoirma.it. Benissimo. Allora, io ringrazio Noemi, però le chiedo gentilmente di rimanere ancora in linea perché dopo che usciamo dalla diretta facciamo ancora due chiacchiere. E do appuntamento a tutti gli amici di Facebook. Domani pomeriggio alle 14:30 avremo una videoconferenza istituzionale con il presidente Federalberghi della Regione Liguria e consigliere nazionale, dottor Americo Pilati. Per cui ci vediamo domani pomeriggio alle 14:30. Condividete anche voi su Facebook questa nostra video intervista. Arrivederci a tutti e buona serata. Ciao!